Giulio Bissiri, padre delle principesse Selassie, è stato condannato a 6 anni di carcere per truffa. Giulio Bissiri, il padre di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassie, è stato condannato a 6 anni di carcere per truffa. L'uomo diceva di essere un principe etiope e di avere accesso ad uno sconfinato tesoro, ingannando così anche diversi imprenditori italiani. Giulio Bissiri, padre di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassie, ex protagonisti del Grande Fratello VIP, è stato condannato a 6 anni di carcere dal Tribunale Penale di Lugano. L'uomo, che era noto anche con il nome di Makone Naile Sillasi, aveva dichiarato di essere nipote del Negus d'Etiopia, ed è accusato di truffa ai danni di 2 imprenditori svizzeri e uno del Canton Ticino, per una cifra che ammonta a 13.645.000 euro. L'uomo, che si trova nel carcere di Lugano, si è dichiarato innocente, come riportato dal settimanale Oggi. La condanna al padre delle ex Geffine è stata la PM Chiara Borelli a chiedere la condanna a 7 anni di carcere per Giulio Bissiri, insieme all'allontanamento dalla Svizzera. Il tribunale ha quindi accettato la seconda istanza avanzata dal procuratore, diminuendo la pena carceraria di 1 anno e quindi condannando il 66enne a 6 anni di reclusione. Secondo Borelli, l'uomo è da definirsi un truffatore di mestiere, dal momento che per circuire le sue vittime si presentava come principe etiope, figlio del terzogenito dell'imperatore d'Etiopia Haile Selassie. Bissiri era in realtà figlio di uno stalliere che lavorava per la corte imperiale, tale Beniamino, ma presentandosi come principe diceva di poter accedere ad un incredibile tesoro appartenente all'ultimo imperatore d'Etiopia, il cui valore si aggirava attorno ai 200 miliardi di euro in titoli emessi in marchi tedeschi e dollari americani. Per poter riscuotere il denaro avrebbe dovuto sborsare non pochi milioni di euro per pagare gli avvocati e sbloccare i bond. Gli imprenditori italiani truffati da Giulio Bissiri. Gli inquirenti svizzeri hanno portato avanti le indagini per 1 anno e sono stati sentiti anche degli imprenditori italiani piuttosto facoltosi. Nel giro di Giulio Bissiri, infatti, sono caduti anche il presidente della compagnia di assicurazione navale Ital Brokers di Genova, Franco Lazzarin, a cui si aggiunge la famiglia dell'ex amministratore delegato delle Generali Giovanni Perissinotto nonché l'ex amministratore di Holiday Inn l'avvocato Roberto Tedeschi, la cui vicenda è stata resa pubblica dalla figlia Carlotta Tedeschi,